Ciao amici! Vi hanno mai chiesto che cosa farete da grandi? E voi cosa rispondete? Io per fortuna sono uno scienziato affermato e sono a posto. Il flauto delle medie ce l'ho. La vecchia chitarra dello zio è in salotto. Un libro di musica dovrei averlo. I bonghetti comprati in vacanza sono in garage. La voce per cantare, vabbè, sentite qua. La 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 la. Ecco il mestiere giusto per me. Il musicista. Che animo sensibile. Anche il musicista vorresti fare. Proprio tu, che quando suoni fai fuggire anche le zanzare. Dai, prof. Ma a me piace tanto suonare. Pensa, mi vedo già sul palco ad esibirmi per i miei fans. Certo, ho uno stile mio. Magari a te non piace, ma ti assicuro che è molto apprezzato. È vero che ognuno esprime la sua arte come vuole, ma non esagerare. Anche questa volta hai scelto un mestiere non esattamente facilissimo. Ma hai sentito parlare del solfeggio, dello studio dell'armonia? E quale strumento vorresti suonare? Beh, io partirei da quelli in casa, ma vorrei suonare l'arpa, i timpani. Ho trovato la tromba! Guarda che stile, eh? Pa, 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 pa. Tutti strumenti facili da suonare, eh? Giusto per darti un orientamento, ognuno degli strumenti che hai menzionato richiede almeno 7 o 8 anni di studio e almeno 6 ore al giorno di esercizi e pratica. Sei pronto? Ma guarda, 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 guarda. Guarda che stile! Guarda, sul palco manderò le folle in estasi! Pensa, prof, posso diventare un trombettista, magari anche un compositore, come Ennio Morricone, oppure come Paolo Fresu. Sicuramente sei sulla strada giusta, ma io mi domando come ti viene in mente di nominarli. Sicuramente sono personaggi di grande ispirazione, ma irraggiungibili. Avere buoni modelli aiuta, ma caro Renato, non ci si improvvisa nemmeno questa volta. Bisogna studiare e fare tanta pratica, anche qui passione e talento. Anche qui c'è da studiare, ma allora ditelo che per fare qualsiasi cosa si studia sempre. Per diventare musicista si può iniziare da piccoli in una scuola di musica, poi frequentare il liceo musicale, che organizza corsi di preparazione all'esame del conservatorio, che è necessario per iniziare un percorso professionale. Se si vuole frequentare il conservatorio, bisogna avere un diploma di maturità e superare la difficile prova di ammissione. Quanto la fai difficile? Ho detto musicista, hai capito bene? Il conservatorio è un'università statale della musica. Se sei ammesso, puoi iscriverti ai corsi di studio che sono organizzati come una qualunque laurea. Diploma di conservatorio di primo livello, ossia la laurea triennale. Conservatorio di secondo livello, vale a dire la laurea specialistica, o master post laurea di primo e secondo livello. No, troppo complicato. Hai ragione tu. Io continuo a fare lo scienziato e magari suono con i miei amici lasciando spazio ai veri musicisti. Ciao, ciao e al prossimo mestiere!